Electronic Arts non ha mai trattato benissimo la licenza di Star Wars, fino all'ultimo e ottimo Jedi Fallen Order del 2019, un single player che arrivava dopo diversi titoli multiplayer. Oggi invece vediamo un titolo multiplayer su licenza di Star Wars, ma che non è un capitolo della serie Battlefront. Star Wars Squadrons si basa sulla simulazione dei combattimenti spaziali, ma andiamolo a vedere. In questo nuovo capitolo della saga ci ritroveremo esclusivamente al comando di navi spaziali, andando a sfiorare il campo della simulazione. La visuale è bloccata in prima persona all'interno dell'abitacolo e le navette dispongono di sistemi più complessi di quanto visto ultimamente con i capitoli della serie Battlefront. Questa volta si ritorna a proporre la componente multiplayer come fulcro dell'esperienza, anche se il titolo presenta una campagna in singolo sufficientemente varia e interessante, che ha la duplice funzione di intrattenere per qualche ora mentre introduce il giocatore alle meccaniche degli scontri e all'utilizzo dei vari velivoli utilizzabili. La campagna non ha una longevità elevata, circa 6 o 7 ore di gioco saranno più che sufficienti a completare le missioni della storia, che risultano abbastanza diversificate in quanto a situazioni ed obiettivi. La vicenda è comunque ben narrata e i vari personaggi hanno una caratterizzazione abbastanza variegata. Tutta la storia viene proposta utilizzando due punti di vista differenti, permettendoci di rivestire i panni di un pilota della Nuova Repubblica e di un pilota imperiale. Procedendo con la trama principale, avremo modo di conoscere le due squadriglie e di pilotare ogni tipo di nave presente nel gioco per entrambe le fazioni. Dal lato multiplayer, invece, si deve puntare il dito verso una selezione di modalità davvero povera. La modalità duello sarà un deathmatch 5 contro 5, mentre la battaglia flotta ci vedrà impegnati nel difendere la nostra nave ammiraglia e attaccare quella del nemico. È un peccato notare quanto sia poca la varietà proposta, in particolar modo se si pensa che in modalità duello la gran parte delle navi selezionabili risulta svantaggiata nel dogfight. Presente anche un discreto grado di personalizzazione che non si ferma al fattore estetico. È possibile infatti agire direttamente sugli equipaggiamenti dei nostri caccia. Parlando del comparto tecnico, Star Wars Squadrons su PC si presenta veramente molto bene, particolarmente fluido e ottimizzato, anche sulle configurazioni meno recenti. Il livello di dettaglio è ottimo, le cabine dei velivoli sono riprodotte in maniera eccezionale e il colpo d'occhio è davvero piacevole. Più in generale, l'atmosfera della saga di Star Wars è riproposta con cura e dettaglio. Dai costumi alle navi, dalle musiche iconiche agli effetti sonori dei blaster, il pacchetto propone un'immersione totale all'interno del mondo di gioco, particolarmente efficace anche in modalità VR. La modalità realtà virtuale è attivabile in qualsiasi momento dal menu di opzioni, anche nel bel mezzo di una missione. Il livello di dettaglio grafico avrà un discreto calo, ma ci permetterà di vivere un'esperienza diversa, estremamente immersiva e impressionante, a patto di abituarsi ai rapidi movimenti dei caccia. Giocare a Squadrons in VR è paragonabile a salire su una giostra di un parco divertimenti. Incredibilmente divertente e adrenalinico, ma difficilmente passerete molte ore consecutive con il visore sulla testa. Tutto sommato, rimane comunque una modalità molto interessante e ben fatta, che vi consigliamo assolutamente di provare almeno una volta. Star Wars Squadrons rappresenta un passo avanti nell'utilizzo della licenza da parte di Electronic Arts, un titolo che riesce al contempo ad essere estremamente accessibile e a proporre meccaniche da vero e proprio simulatore spaziale. Per quanto disponga di una campagna non esattamente longeva e di un multiplayer castrato a causa della mancanza di qualche modalità in più, ricordiamo che si tratta di un titolo venduto a prezzo budget, senza troppe pretese, che potrebbe intrattenervi e divertire più di quanto immaginiate. Nella speranza che l'altisonante licenza di Star Wars sia sfruttata in maniera sempre così diversa e sperimentale, ci sentiamo di premiare questo Squadrons anche per la sua intraprendenza, oltre che per il suo gameplay strutturato e le sue atmosfere ben riproposte. Grazie per essere stati con me in questa recensione, ci vediamo qui sotto nei commenti o sulle pagine di extremehardware.com.